Game Fair 2015, tra le razze da ferma non poteva di certo mancare un fermatore universale, uno dei protagonisti indiscussi della categoria continentali. Parliamo del Kurzar e siamo qui a parlarne con Massimo del Kurzar Club italiano. Piacere, è un piacere essere qui con voi oggi e rappresentare la razza alla quale sono legato affettivamente oltre che venatoriamente. È una razza polivalente, è una razza che ha riscontrato il favore dei cacciatori proprio per questa sua polivalenza a caccia su quasi tutti i tipi di selvaggina, tant'è vero che in patria viene usato anche per la selvaggina grossa da pelo come recuperatore e cane da traccia. E le peculiarità di questa razza io metterei al primo posto proprio la psiche, quindi un grande equilibrio, un grande collegamento con il conduttore, sicuramente eccellenti fermatori, potenze olfattive non indifferenti che non invidiano nulla agli inglesi, perlomeno nelle linee di sangue che abbiamo oggi, e cane che comunque si caratterizza nel movimento proprio, che è una via di mezzo tra i galoppatori spinti ed i trottatori. Un cane che ha un galoppo che viene definito leggermente rampante, battute energiche ma non impetuose come nel pointer. Cane quindi anche nel movimento, nel galoppo riflessivo, con una cosa che è fondamentale, le battute del movimento di coda. Praticamente il Kurzar è portamento di testa e coda. Dettano il ritmo proprio. Dettano il ritmo, dettano comunque l'inserimento, diciamo, del cervello. Il cane con il cervello inserito, prima di tutto, si vede dalla coda, si vede dal momento in cui prende emanazione, rallenta da un galoppo sempre molto ponderato, anche quando energico. Comunque non è vero che sono cani che lavorano corti, perché sono cani che prendono con il loro galoppo anche molto terreno. Ci sono cani che aprono, dove il terreno lo permette, anche 200 metri, 300 metri per lato. Una cosa che purtroppo oggi, secondo me, ha portato parecchie razze a venire snaturate, la velocità, perché si è immolato tutto alla dea velocità, perdendo di vista poi quello che sono le caratteristiche peculiari delle razze. Purtroppo sì. Ecco, quindi questo è un cane che non deve sicuramente essere selezionato per andare, ma è un cane che deve essere selezionato per andare a cercare la selvaggina. Questo è un grande compagno del cacciatore. Cani che non hanno problemi nell'acqua, nello sporco, eseguono lavori di recupero, di riporto nell'acqua, non hanno quasi nessun nemico naturale che possa fermarli se hanno la giusta psiche. Un cane tutta caccia.